Tutto chiuso, tutti al chiuso. Un pianeta in quarantena, salvo l'Africa dove i casi sono ancora pochissimi e ci si domanda perché. Pochi test, pochi turisti, età media molto bassa. Anche in Cina adesso va meglio, anche se c'è qualche contagio di ritorno. Ma per il resto è un'impennata di casi, oltre 250.000, e di morti, più di 10.000. L'accelerazione più impressionante in Spagna, dove si registrano 20.000 casi e più di 1.000 morti, con i militari che allestiscono ospedali da campo e la polizia che fa controlli per strada a Madrid, mentre a Barcellona hanno disinfettato l'aeroporto. Anche nei sobborghi di Parigi si puliscono le aree pubbliche, mentre Macron avverte che il peggio deve ancora arrivare e le misure restrittive saranno prorogate. Ma le multe ai clochard e ai senza fissa dimora hanno suscitato molte proteste. Mentre in Gran Bretagna da oggi scuole chiuse, ma non per i figli di chi è impegnato nei servizi essenziali contro il virus. Un altro dei provvedimenti di Johnson che fa discutere. Ha anche richiamato in servizio 65.000 medici e infermieri in pensione. In Argentina è stata decretata la quarantena, in Germania serrata totale in Baviera, così come in California, lo stato americano più popoloso, con 40 milioni di abitanti, ma non il più colpito, che è New York. Mentre Trump rinvia la dichiarazione dei redditi al 15 luglio e Pompeo annuncia la chiusura del confine col Messico. Ma è scandalo per i senatori repubblicani che, sfruttando informazioni riservate, a gennaio hanno venduto le loro azioni poco prima che Wall Street crollasse.